Nell'ultima trasmissione, o nella penultima, ho evidenziato come sia difficile far rivivere alle persone che ascoltano una storia del passato. Cioè, io mi riferisco a quando ho cominciato a lavorare, 1950, Rovereto, farmacia Cobelli. Allora, come posso far vivere alla persona a cui racconto questi argomenti quella che era la situazione? Gli odori, per esempio, come si possono trasferire? Possibile? Te puoi dire che era cattivi odori, ma il tipo di odore, la sensazione che si provava di fronte a questi odori, eccetera, è difficile poterla trasmettere. Allora, dovete pensare che quando io ho cominciato a lavorare in farmacia ed entrava una madre con il bambino non era trattato come adesso col pannolone, eccetera, eccetera. C'era le fasce, erano fasciati. E non è che queste fasce le cambiasse ogni 5 minuti, le cambiava le volte una volta al giorno, perché non le aveva tempo, la gente lavorava, specialmente i contadini, non avevano tempo. E questa situazione di poco cambiamento degli indumenti, queste fasce, c'era un odore, si sentiva un odore di pipì e un odore di feci che si sentiva come apriva la porta, si sentiva. Questo per quanto riguarda i bambini. Le donne, mi viene in mente quando vedo queste musulmane e qui tutti si scandalizzano perché hanno il velo, ma quasi tutte le contadine al 1950, lei che aveva il fazzoletto col groppo nero qua sotto. Non so come si può chiamare un foulard, una specie di foulard, però questo foulard hanno dato sotto. E le gonne arrivavano fino in terra. Quando pagavano, si salvi chi può, ragazzi, si salvi chi può, perché c'era la gonna prima, sotto la quale che era la corona, che pendeva dopo, e nel sacchetto dove c'era dentro i soldi, c'erano dentro i soldi. Però non c'erano i bidet, non c'erano i bagni. Non c'erano i gabinetti interni come ci sono adesso, quindi c'erano delle cose igieniche. Le case, dove abitavo io, ci si riscaldava con la cucina economica, tutte le altre stanze rimanevano aperte, il calore della cucina economica andava nelle stanze. Quando si andava a letto, se si preparava la monega, come la chiamavano in questi anni, o l'acqua calda dentro in un contenitore, o addirittura le brace. Adesso non ricordo il nome preciso, ma so che c'era la monica. E quando si andava a letto ci si spogliava in cucina e poi via de corsa nel letto, perché in camera dove si dormiva alle volte era anche sotto zero. Io mi ricordo di aver dormito in una camera con 3 gradi sotto, 1, 2 e 3, e sono ancora qua. Voglio dire, il problema del gabinetto era un problema perché i gabinetti erano fuori casa e quando l'era un bel po' sotto zero, levarsi i pantaloni, mettere il nostro reverito, sedere alle temperature polari, insomma, non è che fu una roba. Uno non se il troveva più e quell'altro, ostia, era una situazione drammatica. E poi c'era. È una cosa difficile da poter raccontare, è difficile, ma gli odori erano molto forti. Per esempio, nei paesi c'erano, non dico una casa sì, ma una casa sì, o una casa no, o una casa no, c'erano la raccolta del letame. Quindi quando adesso uno passa davanti a una malga e sente quell'odore, tutti scandalizzati, madonna che odore, era l'odore che c'era sempre. Le cucine come erano dipinte? Bianco come adesso? Erano dipinte con la calce ed erano un po' era macchie azzurre, macchie bianche e il riscaldamento, ripeto, era quello della stufa. Altro non avrei da dire su. Pensate per esempio le docce. Dove c'era la doccia? Nessuno aveva le docce, nessuno, perché quando se l'aveva, mi dico sempre chi se l'aveva a province, chi se l'aveva a province, perché metteva una specie di bacinella, se voi mi date il nome, i miei consulenti, che ti ricordi come si chiamano? Erano delle specie di cose di dove ci si sedeva dentro,
e si veniva levate insomma le parti che più facente. Non parliamo di quello che era tutto il contorno, cioè intorno a queste case c'erano le bestie, che erano le galline, che erano i cunei, che era il maiale, che era tutto, e quindi non è che ci fossero dei grandi scarichi o delle grandi pulizie. Oggi però siamo di fronte a un fenomeno contrario, ci si lava troppo. Allora, quando sono in farmacia, io spesso, adesso ci vado anche poco, ma ho alle volte da interfacciarmi con gente che si lava troppo. Se mi lavo troppo, se fa la doccia la mattina, fa la doccia la sera, ma cosa dopo? Dopo i detersivi, questi prodotti, ma io sostengo che non va bene. Allora mi spiego perché non va bene. Perché la pelle è fatta di diversi strati e in ogni strato ci sono dentro dei batteri di vario tipo. Ora, questi batteri alle volte si equilibrano gli uni con gli altri. Quelli di superficie tengono a bada quelli di sotto, quelli di sotto li tengono a bada, quelli di sotto è una specie di, com'è che posso dire, di antagonisti. Come l'aquila mangia il serpente mangia il topo, il topo il mangia, è tutto un controllo naturale. Allora, il Padre Eterno ci ha creati in questa maniera. Certe malattie della pelle gli zingari non le conoscono, sottolineo, non le conoscono. Perché? Perché si lavano le mani, specialmente si lavano poco e anche il corpo. Allora, il lavarsi troppo non è che, però, lavarsi, secondo il mio parere, con saponi semplici e alle volte solo con acqua, una bella doccia solo con acqua, credo che se uno se la fa una volta al giorno, adopri anche il sapone, per l'amor di Dio. Ma quello che mi premerebbe dire è che la differenza tra l'allora e oggi è abissale. Allora eravamo, oggi siamo eccessivamente forse puliti, non lo so, gli sporchi, i gherca oggi, mettetevi l'anima in pace.